Bene, vediamo adesso come entrare in FrameVR, come fare il primo frame, una cosa abbastanza breve. Quindi, spero. Allora, qui bisogna entrare, bisogna registrarsi, quindi si può entrare o con Google, oppure anche con Facebook. Proviamo a entrare con Facebook. Quindi entrando con Facebook abbiamo automaticamente il nostro account. Ah, ok, c'è già un account di Facebook. Proviamo a entrare quindi ergo con Google e entriamo con il mio account normale. Ok, quindi adesso sono entrato e la prima cosa che si può vedere è che possiamo, di fatto siamo in una stanza, quindi possiamo praticamente in teoria muoversi, credo. Ok, ecco, ci è impiegato un attimo. Facciamo che qui questa è la stanza, diciamo, di presentazione, non è ancora il nostro frame, no? È sempre la stessa stanza di prima. Ma noi facciamo create frame, quindi facciamo create frame. Diciamo che il frame lo chiamiamo in questo caso edu3D video. L'environment indica qual è la parte, cioè se vogliamo l'ambiente di partenza, vogliamo fare una galleria piccola, un campus, una scuola, un solarium, un outdoor theater, un'isola, una lounge, floating hall. Qui ci sono in effetti molte cose che hanno fatto ultimamente, oppure empty. Per cominciare facciamo una floating hall, solo per capirci. Allora facciamo create e Edu3D video è diventata la mia stanza, il mio frame. Allora facciamo go there. Andando go there, vediamo che possiamo, cioè, entriamo e vedete che qui ci sono 15 spot. Facciamo connect, qui ci entriamo nella nostra e a questo punto vedete che c'è una guida, questa guida è in 10 parti, quindi dice come ci muoviamo? Ci muoviamo con WSD o con le frecce oppure con QED, che sono gli stessi di Mozilla Hubs. E poi cosa facciamo? Possiamo aggiungere delle cose al nostro frame, possiamo aggiungere immagine, PDF, modelli 3D, foto 360 gradi, video 360 gradi, audio, video, lavagne, screen, schermi streaming per webcam e anche altre cose. Poi qui abbiamo un profilo, quindi possiamo vedere qual è il mio tag, diciamo che chiamiamoci Sara Zara video. Set, company mettiamo edu3d, se vogliamo mettere un LinkedIn, quindi vedete che è un po' improntato sull'aziendale, ma comunque anche per le scuole, diciamo, non è male. Quindi possiamo cambiare i nostri dati e mettere anche la nostra foto. Poi abbiamo un inventory e nell'inventory ci sono alcune cose, c'è un'immagine, c'è una photosphere. Quindi ci sono alcune cose. Poi abbiamo qui nel Frames tab ci sono le impostazioni del frame, quindi possiamo dire se è un frame protetto da password. Qui ci fa vedere come si fa a entrare. Si può fare l'upload in environment, questo è abbastanza interessante, e si può anche fare in modo tale che questo sia uno single user. E poi si può mettere la user capacity, che vedete è già il massimo, che è 15. Credo che dipenda anche dalla stanza o dal fatto di prendere una licenza più o meno commerciale, perché FrameVR è gratis, ma c'è anche la possibilità di avere anche una licenza commerciale, quindi pagare per avere di più. Infatti dice, avete bisogno di più di 15 utenti, scriveteci e magari ve li danno anche gratis. Volete aver bisogno, insomma, di avere informazione se qualcuno è entrato nel frame, se la gente che entra ha il microfono abilitato,
se consentiamo, se c'è il share, insomma, se non vogliamo far usare la text, se memorizzare la chat, se avere, insomma, ci sono veramente tantissime cosette. E poi ci sono anche le permission, e questa è una cosa abbastanza importante che manca, ad esempio, anche perfino in Vircadi, almeno attualmente. Comunque, poi abbiamo, ecco, questa qua, abbiamo detto che è proprio quello che stiamo guardando, quindi ce l'ha più o meno descritta, ed è molto potente. Poi c'è un altro, invece, how to, che spiega più o meno come ci si muove, come si lavora, come ad esempio si usa il laser, che ho visto prima, con la lettera P, piuttosto che con M, che è invece il microfono. Potete mutare o meno delle persone, potete sbattere fuori degli altri utenti, oppure raccogliere degli utenti e così via. E poi c'è questa funzionalità di editing, che è la funzionalità del U-Mode, che vedremo magari fra poco. E poi dovete vedere che ci sono anche delle scene, ma questo magari in questo video non lo faremo vedere ancora. Facciamo next. Ecco, c'è una piccola sezione qua sotto, questa sotto, che indica le scene. Se lo clicchiamo, ci fa vedere praticamente quante scene abbiamo nel nostro frame. In questo caso ce n'è solo una, però potremmo avere varie scene. La caratteristica delle scene è che si può passare da una scena all'altra praticamente istantaneamente, e questo è molto molto interessante. Poi potete far entrare degli oggetti qua dentro, semplicemente con la U. Adesso la U magari la vediamo un secondo dopo. E poi a sinistra abbiamo appunto questo edit, che permette di impostare degli oggetti. In questo caso, qui magari ci muoviamo un po', vedete che è stato inserito un oggetto. L'oggetto praticamente, se lo clicchiamo, vedete che andiamo automaticamente in modalità edit, ma U, cioè praticamente qui basta cliccarlo, siamo in modalità edit, e quindi si può modificarlo abbastanza bene. Ad esempio, la rotazione, questo lo allinea, lo sposta di, mi sembra, non mi ricordo se 15 o qualcosa del genere. Potete fare il lock in posizione, in modo tale che nessuno possa modificarlo. Potete aggiungere un link, e nel link potete andare verso un altro frame, verso un'altra scena, oppure verso una notification, che non ho ancora capito benissimo cos'è, ma soprattutto un web link, che è molto interessante, perché potete dire: se cliccate questo oggetto, andate su www.google.com, e a questo punto praticamente la scena viene modificata, e quando si entra dentro questa scena, c'è di nuovo questo affare. Vediamo un po' se abbiamo dimenticato dei pezzi nel 510, how to, next, ok, qui eravamo questo, 10, ok, e finalmente vi dicono che è in beta, quindi potrebbe essere un po' complicata. Comunque, se adesso clicchiamo su questo oggetto, aspetta, facciamo... Ecco, dobbiamo abilitare la modalità edit, poi abbiamo add link, che abbiamo detto che web link, facciamo www.google.com, ok, dobbiamo metterci il link completo, quindi http://setweblink, perfetto. Quindi a questo punto, questo oggetto, qui adesso siamo in edit, e quindi il click lo va in edit. Con U usciamo dall'edit mode. Se lo clicchiamo, c'era l'edit mode abilitato quando creiamo il frame. Dobbiamo spegnere l'edit mode. Quando è spento, a questo punto, se clicchiamo,
Effettivamente vedete che è un link e quindi possiamo dire di andare verso il link e lui ti dice qual è il link a cui andiamo e possiamo dire open e andiamo al link, quindi andiamo a Google. Quindi in pratica per editare, tra l'altro mi sembra che si possa abilitare con la U, vedete che ho premuto U quindi lui si è spostato e a questo punto posso selezionare di nuovo il mio oggettino. E posso eventualmente cambiargli le varie proprietà. Okay? Qui, tra l'altro, l'oggetto si può dire in quale scena è, e quindi avere degli oggetti che spariscono con una scena e l'altra. Se vogliamo cambiare scena, dobbiamo poi andare nel Scenes menu e qua eventualmente si aggiunge un'altra scena, ma è un pochino appena un briciolo più complesso. Se vogliamo mettere una cosa che abbiamo nell'inventario, abbiamo 500 MB a disposizione, che non è molto, ma non è neanche poco. Tenete conto che questo è sostanzialmente il massimo che potete avere in totale per tutte le scene. E potete aggiungere delle cose, quindi visto che ci sono già delle cose dentro, per esempio possiamo mettere. Qui ci sono, okay, c'è praticamente un qualche cosa, un'immagine. Se volete aggiungerlo davanti a voi, fate più e questa immagine viene praticamente messa sulla scena e potete muoverla dove volete, potete ampliarla, vedete che abbiamo tutte queste cose. Abbiamo anche lo Snap to Surface, interessante. Questo qui ci permette di probabilmente spostarla e metterla su qualche superficie, ma non ho ancora visto, forse bisogna allora, la ruotiamo e la ruotiamo per esempio con questo e poi proviamo a vedere se riusciamo a dovrebbe esserci Ok, quando è abilitata, allora possiamo dire, ok, vedete che mentre l'avevo cliccata, potevo praticamente cliccare questo schermo e l'immagine veniva automaticamente agganciata, cioè praticamente spiaccicata su questo oggetto e poi potevamo cambiargli, insomma, rotazione, eccetera. E questa è un'altra delle possibilità che in Mozilla Hubs abbiamo visto che si poteva fare, ma era molto, molto complicato. Poi abbiamo anche appunto lo zoomable, che vuol dire che se poi facciamo, allora, facciamo così, facciamo U, ok, quindi andiamo praticamente in cima, togliamo l'edit mode, zoomable, vedete che possiamo, se è abilitato, possiamo vederlo da vicino. Anche questa è una novità, no? Rispetto a Mozilla Hubs. Altre cose interessanti, abbiamo la chat, e la chat si può parlare, quindi c'è la possibilità di mettere delle cose qui. Credo che si possano mettere anche dei link. Ok, diversamente da Mozilla Hubs, non credo che se noi mettiamo rosa. Quindi se noi mettiamo un indirizzo di una rosa, quello copia l'indirizzo dell'immagine e la mettiamo nel nostro frame, ad esempio qua. Ok, dubito, cioè se la clicchiamo semplicemente la mette, però non viene la rosa. E quando aggiungiamo un'immagine, vediamo un po' se possiamo aggiungere un'immagine nel nostro immagine qua. Quindi siamo taggati così, abbiamo la possibilità di add to this frame, quindi aggiungiamo un'immagine. Ok? E a questo punto avete la possibilità di mettere delle immagini dal vostro computer oppure di fare una foto oppure di fare un image search e
E quindi, ad esempio, possiamo cercare una rosa e a questo punto cosa succede? Che questa rosa praticamente viene anche rezzata, quindi vedete che l'abbiamo messa. Andiamo in Edit Mode, la selezioniamo, Snap to Surface e poi la agganciamo anche questa qui. Quindi possiamo, vedete, facilmente fare una mostra, cosa che purtroppo con Mozilla Hubs è un pochetto più complicato. E si possono anche aggiungere dei modelli e qui abbiamo anche, credo, c'è un cane qua che è stato inserito e quindi ne possiamo fare più e rezzare il cane. Questo cane è stato rezzato praticamente seguendo gli stessi criteri con cui abbiamo realizzato anche tutta una serie di altre cose. Quindi questo è sostanzialmente insomma, le cose. PDF anche si possono inserire, video, e se si inseriscono dei modelli, quindi ad esempio Add 3D Model, qui abbiamo la possibilità di inserire dei modelli, e lui cerca sostanzialmente, se ho ben capito, dei modelli GLB. Quindi dei modelli GLB che avete già da qualche parte potete inserirvi nel vostro inventario e quindi di conseguenza poi punto GLB c'è ad esempio questa Floating Island GLB che proviamo a mettere la Floating Island che è quella Floating Island che ho messo già in Virkadia, qui facciamo add, fa l'optimizing del modello mentre lo porta e poi vedete l'orezza e qui abbiamo la nostra isoletta. Qui peraltro non abbiamo le texture, ma questo eventualmente lo risolveremo in un altro video. Però comunque questo è, diciamo, la base per lavorare, per fare delle cosine e creare un frame vostro. Che poi lo potete, poi questa scena qua, a un certo punto, quando siete contenti che sia pronta, potete condividerlo con altre persone, perché a un certo punto c'è nelle opzioni del frames, c'è l'indirizzo del frame questo e questo potete darlo in giro. Io direi che fin qui abbiamo detto veramente tante cose. Va bene, alla prossima.